dicendo, continuiamo la nostra esplorazione del deserto. Ah, infatti si chiama livello esplorazione del deserto. Ah, sono molto di vita. Allora, prima di andare, cambiamo qui broccoli gaio, li mettiamo appunto ciompi, perché qui dice già lei che mette a posto la vita. Allora, dei bonciompi, mi mancavano i bonciompi. Adesso qui subito, ovviamente, come avevo detto, Whirlwind pensa a darci rigene, come lo chiamiamo noi. In verità si chiama, quando compare, provo a leggervelo. Quando compare, rigenerazione BV, ecco, quindi rigene, dai, facciamo che sia rigene, un po' come. Dai, vai, 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 vai! Oh là, che cornata! Dai, io non metto neanche un altro attacco che so che ce la fai! Sì! Vai, Garde Blades! Idea che non deludo mai! Ora all'attacco qui per provare qua il rigenere, perché ovviamente all'inizio di ogni round partiamo con tutti i cristalli, ma tutti gli status di prima sono persi. Però ai punti vita rimangono quelli. Ok. Vai, vai, no, cacchio! Attacco! Non vedo niente. Penso che con la cosa qui, quando ci arriveremo, farò un po' fatica, sinceramente, perché la prima volta che me la sono trovata di davanti, ho perso più volte di fila, perché per l'appunto evocava, ragazzi, perché appunto vi dico già che evoca una farfalla d'oro, a volte, e la farfalla d'oro per le palle, se avete seguito la serie Skaters Gap Team, quindi. Povero mio Chompy, fa un po' pena, è a livello 20 max, cioè a livello 20 e comunque gli tocco tantissimo, poverino. Vai, fatti valere! Cacchio. Vai, piccolo Chompy, ammazzali! No, poverino è morto! Sì, ce l'ho fatta! Vai così, e siamo scesi di livello 14 noi patroni dei portali. Sì, ho visto, aumento dell'energia max, sì, c'è un punto riguardo all'energia. Diamante delle compresse delle altre missioni, ritiro, camera. Stavo dicendo, c'è un problema riguardo all'energia, che ci sono tantissime ricompense che ti danno 150 energie, 50, adesso abbiamole tutte. Sono arrivato a 3386 energie su 69. Quindi posso giocare quanto ne ho voglia, anche tanto. Ma a parte quello, continuiamo che. Anche se comunque avessi meno di 69, basterebbero comunque per farmi completare un'isola. Anzi, due isole, anzi, perché per l'appunto 69. No, ho fatto i calcoli, ma dovrebbero bastare per due isole. Oggi abbiamo intenzione di fare anche la sesta isola, quindi siamo a posto. Allora, vai, 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 dai, generati cristalli, ok. Vai! Oggi non mi frega più l'uno di vita. No, l'ultima volta mi fregava sempre, che c'era sempre l'uno di vita in mezzo. Rimaneva sempre con un pelo di vita così. E morivano dopo un altro turno. E questo non va bene. Vai però qua. No, ecco, vedi la sfiga, l'ho chiamata. L'ho chiamata, l'ho chiamata. Guarda, adesso mi fa un attacco che toglierebbe un quarto di vita, o tre quarti di vita a un altro nemico. Dio santo, che schifo. Devo individuare i primi nemici da far fuori, tipo, quindi, beh, cioè, quindi, tipo, Masked Rider è il primo che dovevo far fuori. Ok, vai, vai, ragazzi, andate all'attacco! Subito qui Masked Rider, perché Masked Rider rompe le scatole. Non mi ricordo cosa fa agli altri personaggi, sì, mi sa che anche a loro aumenta la difesa, l'attacco, non mi ricordo. Ha scoperto gli altri studi. Intanto c'è gente che scopre dungeon estremi, che sarebbero l'altra categoria di dungeon nel Tempio del Caos, che sarebbero per appunto i più pericolosi. Bravi voi, bravi, bravi, io intanto sto qui ad ammazzare il Tassel Sprout. È un Tassel Sprout quello lì. Perfetto!
Andiamo avanti. Ok, io sono cominciato a salire di livello, 23. Livello 23. Incrocio del deserto comunque. Oddio, è livello 4 questo, sì, ok. Se sentite l'audio che cambia, sono io che mi sto muovendo, scusatemi. Ok, posto, sono tornata normale, quindi se l'audio è cambiato è colpa mia, scusatemi, quindi. Ok, vai, 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 attacco, mazzata, no, posso dimmiare nessuno. Oddio, è Mablobs quello lì, non l'ha neanche nominato. Lì è il cattivo che si trova, il fatto che si trova in Diap Team nel livello extra dello specchio del mistero. Sì, faccio un po' di info così a caso. Allora, prima di Griffclover, Mastermind ovviamente, eccolo, adesso siamo a posto. Cacchio, ha preso di mira. Quel Mablox, allora lo facciamo fuori. Sì, ciao. Perfetto. Allora, facciamo poi. Ma oh, pensate per la mia Game Clover. Che palle. Il problema è che se fanno subito attacca a un nemico, cioè senza che io punti, devo ovviamente far fuori prima quello lì, perché giustamente questo abbiamo nemici che ho poi le palle. Boom. Vai all'attacco! Qua, stesso team di prima, non uguale, no, ma no, ci sono dei Chomps al posto dei Mablox, ok. Vai, vai all'attacco! All'attacco! Vabbè, adesso li faccio fuori io gli altri. Ma. Oh, ma decidetevi! Cioè, faccio io punto uno e punto l'altro! Adesso andiamo su Grave Club, va. Dai, lì rigenera la vita. Ok, qui comunque continuano a scoprire dungeon di. Non ho capito perché li chiamino così, dal sistema di Pop Fizz, dal sistema di Willy Wind. Non ho capito, non ho letto le informazioni. Sinceramente, ragazzi, sono sincera, non ho letto quello che mi aveva detto Kali praticamente quando avevo sbloccato un dungeon nel Tempio del Caos. Perché io avevo letto le informazioni già prima. E quello avevo detto, ma sì, mi dice le stesse robe che ho letto lì. E quindi non ho letto. Perciò se dice altre robe, non lo so. Comunque, siamo a livello 5 adesso. Allora, sì, campeggio del deserto. Come si fa a fare un campeggio nel deserto? Come fai ad avere il coraggio di farlo? Cioè, dico, ci sono 30 gradi. Così si trattano i cattivi. Boh, no, no, ma vabbè, ci rinuncio. Cioè, dico io, prima lo punto, poi dopo punto un altro, e poi mi attacca quello che avevo puntato prima, e decidetevi. Vai all'attacco, chi punto prima? To' quelli che ti ha le bombe. Qui siamo più o meno sono tutti difficili uguali. Ma guardali sicuramente sono tutti, sono tutti sfigati miei, catterò tutti così, sicuro. Che okay, io non guardo neanche il rigenera, perché so per l'appunto che sta roba che mi fa Willy Wind, che me le rigenera, quindi. Vediamo quanto recuperano vita. Madonna, un colpo me l'ha fatto fuori. Sì, comunque recuperano vita comunque i miei scalender, eh. Ok, va bene. Vai! Ok, vai con Grave Clobber, perché qui. Ok. Vai! Qui si buca tutto, non va bene! Si è aperta la partita, Dio santo! È colpa mia, ovviamente, mica colpa. È colpa del mio telefono che non carica l'internet. Adesso qui sono uguali, che attacco prima.
Sicuramente, ah, che stavo dicendo, sicuramente adesso ho puntato il chop a sinistra, mi prendeva il chop a destra, ormai. Vai, un altro colpo ed è morto, non ne metto neanche un altro perché so che ha vinto. Sì! Vai! Scusate se ho fatto. Se ho fatto sta cosa qui, ma lo faccio molte per. Per svegliarmi un attimo perché. Non funziona, però lo faccio così perché c'ho voglia di farlo. Vabbè. Questi pugnetti sul petto. Vabbè, a parte quello. Vabbè. Allora, centro del deserto. Siamo quasi arrivati. Sempre 2 livelli in più, meno male. Noi siamo sempre 2 livelli in più, meno male. Tra l'altro, non ho guardato quanto sono saliti di livello quelli sotto, T-Rex e Stealth. Non ho guardato. Vabbè, speriamo che siano saliti bene di livello. No, lei carica lì, sì, ok. Dopo, quando arriviamo alla Golden Queen, devo assolutamente ricordarmi di partire subito con caricare regene. Subito, subito. Allora. Comunque spero veramente di non fare figure di merda dopo quella guerra qui, eh. Spero di vincere la prima come ho sempre fatto con gli altri Doombreader. E così ci leveremo il pensiero. Guarda lì che sfiga! Dio santo, perde 3 secondi in più. Perde 3 secondi in più per un dannato punto di vita, uno di vita. Vai, vai all'attacco! Vai così! Ma Dio santo, ovviamente tazzo sperato. Ok, va bene, va benissimo! Guarda lì, quanti punti! Non punto più nessuno io adesso, vado come vanno loro. Ecco, posto. Povero il mio Chompy, però comunque fa un po' pena. Dai, servono altri 2 colpi, No, altri 3. Facciamo 3. 3, vai, dai, dai, terzo. 6. Scoperto il dungeon di Golden Bro. Ma che cacchio? Tutti i dungeon estremi scoprono la gente qui su sto server. Per mettere prima fuori il Chompy, perché il Chompy, anche se da solo morsi, dalle rompe le scatole comunque, perché il morso fa male. Vai. Lì mi è finito il rigenere, noi lo rimettiamo. Vai. Siamo arrivati! Oddio! Uff, appena sveglio ovviamente registro. Ah, sono 6 di livello qua. Ok, 21 e 25 voi qui sotto. Speriamo che basti comunque dopo nella fabbrica. Là, perché se già i mostri sono arrivati al livello 25. Mi sa che adesso qui sono a livello 26 come minimo, sì. Come minimo qua sono a livello 26. Vediamo. Sì, livello 27 addirittura la Golden Queen. Vediamo gli attacchi che fa. Raggi d'oro, attacco un nemico con coraggio dorato e infligge l'effetto oro con probabilità fisse. Dio santo. Scavera, attacca 2 nemici con lame dorate. Onda d'urto dorata, attacca tutti i nemici con sfere dorate e infligge l'effetto difesa bassa con probabilità fisse. Guardia reale, evocazione torretta, evocano torretta dorata che noi chiamiamo farfalle dorate, o meno in Trap Team chiamava farfalle dorate. Vabbè, quindi abbiamo praticamente lo stesso livello della Golden Queen, livello 27. Speriamo che basti e non facciamo figure brutte. Allora, vai, siamo pronti a fronteggiarti, Golden Queen, non ho paura. Mi fa paura i danni, non mi fa paura, mi fa paura i danni. Dai, oh, boom! Ok. Sì. Dai, un colpo, Dio santo. Oh, siamo arrivati. Vai col boss! Vai!
Eccola qui. Golden Queen. Eccoti, Golden Queen. Dove sono le tue buone maniere? È sua maestà per te. Grazie per avermi ricordato. Vi fermeremo. Che intuito? Sì, oro desidero e oro avrò. Ma prima ti mostrerò una sconfitta d'oro. Ti faccio vedere io la sconfitta d'oro. Ti faccio vedere io. Vai, vai, subito anche il Chompy qui. Il bello è che, ecco, se io evoco il cattivo, il boss si accanisce sul cattivo, eh. Quindi, bisogna, ragazzi, quindi se voi siete contro un boss, evocate il vostro furfante. Sicuro che quindi lì il boss si accanisce su di lui, sicuro. E così per almeno i vostri Skylander sono salvi. Per un po', dico. Sì, è in difesa, vai, 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 che stiamo vincendo, vai, 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 così, vai, vai, vai. Dio santo, sto finendo di... Non è riuscito a ricaricare, sicuramente adesso riesce a caricare, sicuro, sicuro. Vai, 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 che ce l'abbiamo fatta. Adesso evoca la guardia d'oro, sì. Guardia reale, sì, evocazione di Turret. Cacchio, ma ha fatto 3 attacchi di fila, oh, questa storia. Oh, dai, Blade, tu colpo e muore, secondo me. Sì, vai, sì, come al solito ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. Consegnami il libro e basta. Basta con questa insolenza, andate via. I vostri sforzi sono inutili. Ho già ordinato al dottor Calchese di aumentare i suoi poteri. Oh no, quello scienziato pazzo! Spero che non faccia disastri. Abbiamo ancora molti assi nella manica e siamo anche più numerosi di quello che immaginate. Non mi ricordo lei, è stata la gota qui, ragazzi, quindi scusatemi un secondo. Oh, un altro. Molto tempo fa. Un altro coso, un altro filmato. Se sentite del rumore, entrate gente in casa. Ok, quindi stiamo scoprendo sempre di più. Questo Nefarian ci era già stato menzionato anche nell'isola prima. E era stato solo menzionato. Adesso proprio ce lo hanno detto bene. Quindi è stato un super cattivo, possiamo dirla così. Ok, io direi. Perché non ho schiacciato il villaggio? Perché sono tornata sull'isola. Comunque, ragazzi, io direi che. Sì, forse ce la facciamo. Ma sì, dai, andiamo. Mi sono fatta male. Ma sì, dai, andiamo alla fabbrica abbandonata. Che ci vuole? Siamo solamente 2 livelli più bassi. Ora puoi ottenere il piatto spirituale da Golden Queen. Prova a ottenere il piatto spirituale di Wallop. Va bene, Wallop è questo qui, tizio. Bello, con scritto Trappa 7 sotto. Che sarebbe il Trap Master della Terga. Vabbè, a parte quello, prima di andare alla fabbrica abbandonata che oggi facciamo, sì, no, non aspetto un'altra volta, non registro un'altra volta, la facciamo direttamente oggi e basta. Aia, che male la mano. Allora, poi andiamo qui, questa roba, il negozio, gli edifici, bello. Sì, certo, no, grazie, no, vorrei rispetto a monete. Prima però di andare, allora, stavo dicendo, andiamo prima dai personaggi qui. Mi sono arrivato con le pozioni rosse, visto nelle ricompense, quindi io direi di potenziare un po' la gente qui. Potenziamo 3X ovviamente, perché 3X, oltre a essere più debole, comunque è quello Skylander che mi fa danni molto forti, che spreca poco mana, quindi è molto utile, ma non sono riuscita a potenziarlo molto, però basta comunque. Qui possiamo aprire 4 forzieri, perché 4.000 passa Non mi viene mai il nome di Pietro del Desiderio. Oddio santo, ragazzi, perdo i nomi qui, eh. C'è proprio un problema.
Allora, perfetto. Un altro. È bellissima la musica che c'è quando avevo quelli screati. Sentite che strana. Quando la sentite vi mette Transformers, no? Ho capito bene il motivo. Ma ok, va bene, fate quello. Se conoscevate il gioco sapete cosa intendo, perché la musica più o meno del gioco della PlayStation era di questo genere. Altri The Forzieri, vai, vai, vai. Vai, 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 vai,
Oh, l'ultimo forse per oggi. Madonna, quante missioni lì che sto completando. Chi è Boomer? Ah sì, mi sa che questo qui è uno Skylander della prima serie di Spyro's Adventure, mi sembra. Sì, qui il troll che tira le bombe. Qui posso evocare i Five, un altro furfante. Furfante della luce, se non so se vi ricordate, quello del due manone, eccolo. Cosa fa i Five? Adesso andiamo a vedere cosa fa. Allora, intanto qui, vediamo qui, vabbè, intanto ci dice coso e andiamo a vedere qui la roba, eccolo qua, ok, posto, il furfante, adesso andiamo a vedere della luce, cosa fa, andiamo a vedere cosa fa, intanto vi faccio vedere cosa faceva per appunto Masked Man, no? L'abilità sua è addio agli incubi, concede l'effetto focus per un turno, all'alleato con la difesa più alta, non è tanto utile sinceramente, o almeno io non lo uso tanto. Heavy Slam, attacca un nemico con un colpo violento e con un colpo bonus che ne riduce aggiuntivamente il vigore 2. Quasi più utile del ciompi, sapete se ho abbastanza pozioni, sì. Ma tantissime. No, volevo vedere per appunto per cavolo, una stella. Per vedere. Aspetta. Aspettate. Allora, qui mi dice, altrimenti potrei proteggere il Chompy, però non ho le clessidie che si trovano nei dungeon elementari, che palle. Allora io direi dai, potenziamogli ancora di più. Ecco, io ho potenziato piuttosto il Chompy a livello 4, così fa ancora più danno lui. Vabbè, a parte questo, ritiro le missioni qui. Aspettate, chiudo. Ok, direi che possiamo continuare. Cosa tutte le volte mi rimane sto puntino rosso sulla capacità, ma non è. Ah, Arya non morto! Posso farle imparare! Cos'è? PvP di Fappa attacca. Però io direi di Fiappa, ovviamente. Ah, posso, sì, perché ho due cubi, che è vero. Infatti dicevo, ma ne avevo preso uno, avevo preso un cubo la prima volta che ho fatto il dungeon, perché non me lo dà? E adesso l'ho fatto. Perfetto! Ok, direi che possiamo continuare la nostra avventura. Aspettate un secondo.